La Fondazione Università ha lo scopo di tutelare e diffondere tradizioni popolari, antichi mestieri, storia e cultura del territorio piemontese. Al momento gestisce due poli culturali, il Museo della Civiltà Alpina di Druogno, in Valle Vigezzo, e il Museo Meina, che si trova nello spazio in cui siamo in questo momento. Uno spazio affacciato sul Lago Maggiore, ottenuto con un comodato ventennale dal Comune. Proprio qui sorgerà il borgo ideale. Di che cosa si tratta? Si tratta di un grande spazio che nelle intenzioni dell'Università si trasformerà in un cantiere attivo di cultura e socialità. Il progetto ha l'obiettivo di favorire la formazione degli individui e l'inclusione sociale di tutti attraverso l'organizzazione di mostre, performing art, laboratori, kermesse, attività con i giovani e le scuole, in un luogo ad alto richiamo turistico. Partendo dal motto della nostra fondazione, con lo sguardo al futuro, imparando dalla tradizione, abbiamo costituito un team di giovani che così hanno trovato sbocco lavorativo in grado di gestire le attività culturali dell'Università. A loro si affiancano professionisti ed esperti dei vari settori. Una delle attività del Borgo Ideale è il Museo Multimediale di Meina, sito nello chalet di Villa Faragiana. Tra le sale del museo, un tempo sede della collezione di animali tassidermizzati e di trofei di caccia dell'esploratore Ugo Ferrandi, oggi trovano spazio innovativi percorsi narrativo-multimediali rivolti alle famiglie e dedicati in particolare alle tematiche della natura e del rispetto dell'ambiente. Polmone verde di questo sito è il grande parco con vista lago. L'Università, in collaborazione con vari istituti, ha in corso un'attività di valorizzazione delle tante specie botaniche presenti che presto potranno raccontare la propria storia. Anche questo edificio, attualmente utilizzabile solo in parte, verrà recuperato per ospitare eventi, mostre e incontri di vario genere. Ci troviamo nei pressi delle serre del complesso museale di Meina. Questi edifici, che risalgono alla fine dell'Ottocento, erano un tempo utilizzati dalla famiglia Faragiana, che ha costruito tutto questo luogo, come grandi vivai. Il tempo si è fatto sentire e oggi necessitano di un restauro. L'Università, con il progetto del Borgo Ideale, intende rivitalizzare queste serre, recuperandole e riaprendole al pubblico con l'attivazione di laboratori didattici che coinvolgano istituti scolastici e gruppi vari. Un luogo inclusivo, aperto alle diversità, in cui le varie generazioni possano essere stimolate alla riscoperta di cultura, mestieri, tradizioni. Questo è il Borgo Ideale. Borgo Ideale, dove l'immaginario diventa emozionale.